oggi di scendere in campo. Il mio nuovo partito si chiamerà Forza Italia e sarà il partito degli italiani. E tu continua pure a lavorare. Ciao ragazzi, benvenuti oppure bentornati sul canale Tandem. Un saluto da Barbara D'Urso oggi. Ci abbiamo dei fari, ragazzi. Abbiamo messo finalmente i faretti alla, così, alla Carlona, come si dice da queste parti, quindi ci sta accecando, ci sta rendendo luminescenti. Comunque un saluto da Gabriele e un saluto da Stefano. Oggi siamo qui perché facciamo la seconda parte di quei video dedicati ai nostri 7 Funko Pop preferiti provenienti dagli anni 80 per lui e dagli anni 90 per me, cioè quando ero fanciullo. Ma tutto questo, dopo tutta questa serie di fregnacci, avverrà dopo. Attenzione, la... attenzione, aspetta, mi è piaciuto il video dedicato agli anni 80 con i pop. Mettete un bel pollicione a questo, così sulla fiducia, andate a metterlo anche all'altro se non l'avete ancora visto. Sigla. Ehi, hey, benvenuto sul canale Tandem. Hai provato a scrivere su YouTube la parola Tandem? Sarai stato sommerso da tante tette oppure Tandem. No, ma non c'ero più, Il primo Funko Pop che ho scelto. Guarda, sono curioso perché non li sono. Guardalo lì. Ah, ok, l'hai visto uno. Uno è quello proveniente dal film di animazione Toy Story e sto parlando di Woody. Sto parlando di Woody perché Woody, insomma, per quanto... Mani in alto! Lui, proprio lui, Woody, insomma, per tutti quelli che hanno visto Toy Story, ma anche per quelli che non l'hanno visto, è diventato una sorta di icona, comunque, di quel periodo. Beh, cavolo, il primo film d'animazione della Pixar che li ha lanciati nell'Olimpo dei film appunto di animazione, e quando è uscito io mi ero innamorato pazzamente. Veramente, veramente bello, e proprio per questa ragione ho scelto un altro Funko Pop è ovvio, allora, un altro personaggio di Toy Story, sto parlando di Buzz Lightyear. Beh, vanno in coppia, quindi mi sembrava giusto metterli tutti e due. Cioè, comunque del 94, no, 96 sì. Forse, non mi sì, ricordo, sì, 95. C'ha più di 20 anni, però voglio dire, chapeau alla Pixar che, voglio dire, ha rivoluzionato il mondo dei lungometraggi animati. Sì, il prossimo personaggio che ho scelto viene sempre da un film semi di animazione. Ma come è invecchiato male anche questo film? Stiamo parlando del film di Space Jam e in particolare di Bugs Bunny in versione pallacanestro. Grandissimo. I believe I can fly. Ok, stiamo parlando di lui. Si è schiacciato una palla. Comunque, vabbè, comunque bellissimo. Bello, bello. Anche questo ero andato a vederlo al cinema. Mm-hmm. Poi, vabbè, con cestisti mitici degli anni 90, tra cui c'era Larry Bird, Michael Jordan, assolutamente. Ragazzi, attenzione, erano anni d'oro. Ragazzi, ma perché non fanno il Funko Pop di Michael Jordan? Vogliamo dirlo? Andiamo avanti. Quarto personaggio che ho scelto, voi scrivete sempre la vostra nei commenti per dire se siete d'accordo, se vi piacciono, quali sono comunque. Finora io sì. I vostri, ho scelto come quarto personaggio il Power Ranger verde. Perché l'ho scelto verde? Perché quello verde era quello figo per me. Ah sì? Era quello, non so, alla mente evidentemente. Ma raccontami un po', siccome io non ho mai guardato proprio... Cioè io ho tipo guardato uno sketch, ma l'avevo detto in un video su YouTube dei Power Ranger e fanno veramente... Guarda, io quando sono usciti i Power Rangers ormai ero cresciuto e quindi... E già io guardo da limonate. Sì, sì, ma non con i Power Rangers però. Devo dire che loro sono i nipoti di un cartone animato che invece guardavo, che era sulla falsa riga dei Power Rangers. Che famiglia? No, che si chiamava Megaloman. Megaloman. Va bene, avanti. Andiamo pure avanti. Ho scelto comunque quello verde perché era quello che forse era arrivato dopo, adesso non mi ricordo, sono passati più di 20 anni, e comunque era considerato quello bello così, insieme a quello nero. Esatto. Cioè questa è proprio la versione del cartone animato, quella lì. Poi era verde. Io me ne ricordo uno verde, c'era anche nero. Ma perché è molto attuale come design. Come linea. Il prossimo che ho scelto, questa è la versione moderna, diciamo, stiamo parlando di Alice nel Paese delle Meraviglie, ed è la versione moderna del Bianconiglio. Io parlo del Bianconiglio degli anni 90 del cartone animato, che poi in realtà non so di che anno sia. Però tu lo vedevi negli anni Io l'ho visto negli anni 90. Guarda, adesso voglio spezzarti un braccio, voglio spezzare una lancia a tuo favore. Dica. Perché questo? Ad esempio, io ero combattuto se mettere nella mia settina. Dei Funko Pop che mi ricordavano l'infanzia e l'adolescenza, il Batman del 66. Uh-huh. Uno dice, vabbè, del Batman del 66 cosa c'entra con gli anni 80? Allora, quando è uscito nel 66, primi anni 70, non aveva fatto così tanto successo. Quando è stato rilanciato negli anni 80, ha fatto pum, proprio pum, pum, pum della Madonna. E quindi io ho detto, beh, però rappresenta quella che è stata una parte della mia infanzia. Però ho detto, ma no, non lo metto perché Batman 66 non c'entra niente. Però tu l'hai scoperto in quegli anni. Esatto, quindi è la stessa cosa che tu
Esatto. Ma poi il prossimo personaggio, ragazzi, io vi giuro, non mi ricordo come si chiama, non ve lo leggo neanche in inglese quello che è scritto sulla scatola del personaggio, ma me lo ricordo. E stiamo parlando di questo individuo che fa parte comunque della famiglia di Quiquoquà, Zio Paperone e tutti gli altri. Ah, sì, me lo ricordo, l'aviatore, ma non so come si chiama. Io mi ricordo dei frame in testa vaghi di alcuni cartoni animati. Dalle Duck Tales. Forse guidava anche il sottomarino. E mi ha sempre fatto impressione perché aveva questo gigantesco mento, chiamiamolo. E mi ricordo una scena di aveva la gotta. di quando portava i tre paperini tipo alla clinica anticiccia. Sì. Vabbè, ho questo ricordo. Quando l'ho visto, ah, che figata, l'hanno fatto. Eh sì, perché adesso la Funko ha prodotto questa linea che si chiama appunto Duck Tales e l'ora della pastiglia. Ha prodotto questa linea che si chiama Duck Tales e ci sono dentro i personaggi che oltre appunto ai soliti Paperone qui qua ci sono anche questi che appunto Gabriele ha inserito. Bravo, perché grazie. Questo non me lo ricordavo proprio. Visto questo cosa ho pescato. L'ultimo personaggio di questa settina viene da un telefilm cult degli anni 90. Stiamo parlando di Baywatch, in particolare di Mitch Buchanan. Film, anzi serie TV che è stata riprodotta in film di recentissimo, diciamo, credo che a giugno sia uscito. Sì, e dicono che non è che sia neanche così male. Esatto, cioè un film molto leggero, ovviamente Mitch Buchanan, questo individuo, questo attore non c'è, però David Hasselhoff, grandissimo. Io ho scelto questo personaggio perché comunque ho passato pomeriggi interi della mia infanzia a guardare questa serie TV. Senza sapere che fosse una serie TV in realtà. Io invece mi ricordo un capodanno di 5-6 anni fa, forse anche 7, passato a Bologna in un posto che non mi ricordo quanto cos'era, in cui per due ore io ero ubriaco finito ero seduto su un divanetto e continuavo a passare un video musicale di David Hasselhoff. Ah, pensavo fosse lui sul divanetto con te? Sì, con la limonare con me vestito tra l'altro da Baywatch. C'era nudo quasi. È finito di cazzare. Una storia triste. Va bene ragazzi, questa era la mia top 7 dei miei personaggi preferiti pescati direttamente dagli anni 90. Mettete nei commenti quali sono i vostri personaggi preferiti provenienti appunto dagli anni 90. Sotto il suo video quelli provenienti dagli anni 80. Guarda, l'unico punto, l'unico anello debole secondo me della tua top 7 è il coniglio. Vabbè ragazzi, che però si è fatto in umido. Lo può recuperare. Due patate alla cacciatora anche, non è male. Bene ragazzi, prima di concludere, di passare i saluti, abbiamo un paio di cose da dirvi e molto molto importanti. La prima, innanzitutto facciamoli in bocca al lupo a tutti quelli che ieri hanno iniziato la scuola e a tutti quelli che tra poco la inizieranno. Mi raccomando ragazzi, andate avanti, insistete, studiate, che un giorno sarete molto contenti di questa e cosa. Guardate noi. Infatti. E la seconda cosa, prego, la risponga. Allora, no, io veramente volevo dire una cosa del preordine, però... Allora vado avanti io. Allora, la seconda cosa invece riguarda le collaborazioni. Abbiamo iniziato una collaborazione molto importante con il sito Nerdgate, che vi consigliamo, anzi vi invitiamo immediatamente ad andare a consultare, su cui appunto abbiamo fatto un video dedicato. Di cosa parla questo sito? Allora, questo sito ha tantissimi articoli interessanti dedicati al mondo nerd, ovviamente come dice il nome del sito stesso, dedicato a libri, videogiochi, film, serie TV e action figure, oppure anche Funko Pop. E ovviamente ci sono tanti articoli dedicati, recensioni, e noi abbiamo preso la parte dedicata ad alcune curiosità e classifiche. Ma di cosa si tratta lo scoprirete a breve nei prossimi video. Prossimamente cominciate ad andare a vedere questo sito, così che possiate farvi una cultura generale su queste cose e possiate, come dire, arrivare preparati al nostro video. Sì, ma loro stanno dicendo, ma noi la cultura ce l'abbiamo, siete voi che non ce l'avete. Questo avete ragione. È assolutamente vero, però piano piano arriveremo. Dai. Poi, cosa molto importante ragazzi, perché fra poco, fra meno di un mese, ci sarà il New York Comic Con e dai messaggi che ci stanno arrivando volete sapere se ci saranno aperti i preordini. Vi posso dire fin da adesso sì, però i preordini partiranno o appena prima del New York Comic Con, che è dal 5 all'8 ottobre, o appena dopo. Se come il San Diego Comic Con, praticamente i preordini partiranno il giorno successivo alla chiusura della convention. Comunque tutte queste informazioni le troverete sulla pagina Tandem, sarete aggiornati costantemente. Quindi motivo in più ragazzi per iscrivervi alla pagina Facebook Tandem e ovviamente al canale. Esatto, quindi direi che abbiamo concluso. Abbiamo concluso, e che dire che adesso la prossima novità che vi aspetta è la sigla. Abbiate pazienza. La sigla nuova con contest in arrivo e tante altre belle belle cose. Ragazzi, un saluto ragazzi. Gabriele. E un saluto da Stefano. Ciao.